Il fiato sospeso per 2 ore, l'attesa, poi la conferma che arriva dallo scrutinio. Adriana Poli Bortone è il nuovo sindaco di Lecce. Torna a Palazzo Carafa dopo 17 anni e lo fa vincendo il ballottaggio che la vedeva contrapposta a Carlo Salvemini. Lo vince con il 50,7% delle preferenze, mentre lo sfidante della coalizione di centrosinistra si ferma al 49,3%. Cala il sipario quindi sul Lecce 2024, cala il sipario su una campagna elettorale che ha avuto bisogno di 15 giorni supplementari per designare il nuovo inquilino di Palazzo Carafa, chiamato a governare la città per i prossimi 5 anni. Ore di tensione e di emozione, poi la liberazione da un carico emotivo e la consapevolezza di aver compiuto una grande impresa. E la gioia è tutta nelle parole del neoeletto sindaco. Oggi ho trascorso una giornata volutamente in grande serenità e non ho pensato, non ho neanche ascoltato nessuno dei risultati. Mi hanno solo telefonato per dire alla fine che avevamo vinto. Voglio ringraziarvi con un altro tipo di intervento per dirvi tutto ciò che sento davvero nel mio cuore, nel mio animo e tutta la mia commozione che ho per quello che avete fatto. Voglio ringraziare, se mi permettete, i tanti giovani che ho trovato intorno, ma i tanti giovani veramente che sono stati bravissimi. Ragazzi, siete stati bravissimi, bravissimi. Quella di Adriana Poli Bortone è di fatto la vittoria di tutto il centrodestra, compatto come non mai, pronto a fare quadrato. E questo aspetto lo hanno sottolineato il senatore leghista Roberto Marti ed il deputato di Forza Italia Mauro Dattis. Un centrodestra unito con una conferma molto ma molto importante, un sindaco uscente dopo 7 anni, una regione, una provincia, è un dato veramente significativo per il centrodestra. Insomma, il centrodestra quando si unisce, quando propone le persone giuste, poi riesce a fare bene. Emozione per questa vittoria di Adriana Poli Bortone del centrodestra con le sue 10 liste di sostegno e quella che si trova nelle parole del consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento Paolo Pagliaro e dell'onorevole Ugolisi con la sua lista Tutta Lecce. Tutti insieme ed è bellissimo e quando siamo uniti vinciamo ovunque e questo è ancora il primo passo, perché poi da Lecce partirà questa nuova fase della politica della nostra regione, perché da Lecce riparte anche la vittoria per conquistare la regione Puglia, ne sono sicuro, sicurissimo. Adriana è stata immensa e tutti i partiti, i movimenti civici hanno dato un grande contributo per arrivare dove siamo arrivati. Esprimo soddisfazione anche per come è stata, diciamo, non solo gestita e portata avanti questa campagna elettorale, che è stata ricca da parte nostra di contenuti, con un progetto di città e una visione futura ampia.